Esplodi, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Buonasera signore e signori, un attimo di silenzio, siamo qui pronti per fare la premiazione del torneo Super Eleven targato SK, il primo torneo di calcio 11 della nostra manifestazione, quindi ci teniamo molto per fare anche una bellissima figura nei vostri confronti e vorrei innanzitutto fare un grande, veramente un grande ringraziamento alle due squadre che sono arrivate in finale, che sono la FNCC. Il Newcastle United. Ringraziamo anche tutti i partecipanti della Super Eleven, non stiamo qui a elencare tutti ma sono numerosi, quindi ringrazio con tutto il cuore da parte mia Massimiliano Autiero, Sergio Stanziano e se permettete, scusate, voglio aggiungere due cose, non è facile credo organizzare un torneo di calcio a 11, portarlo avanti e portarlo al termine, tutti ci hanno provato, non tutti ci hanno riuscito. Come si dice non lo so, comunque scherzavo e non tutti ci sono riusciti, noi siamo riusciti grazie soprattutto alla correttezza e al fair play di tutte e 11 le squadre che ci hanno accompagnato in questa avventura riuscita secondo me al meglio. Ringraziamo la struttura Kennedy che ha ospitato questa bellissima manifestazione, ringraziamo anche tutti i membri dello staff, Gennaro Bone, Michele Ciotto e tutte le persone che da casa ci aiutano per l'aggiornamento del sito e collaborano per rendere questo torneo a dir poco eccezionale. Grazie, bravi ragazzi. Iniziamo, un applauso per i due. Iniziamo col premiare la squadra che ha vinto il campionato, nonché che grazie anche alle sue doti. Campioni d'estate. Che hanno vinto la regular season e sono arrivati anche in finali, premiamo gentili signori il Newcastle United. Premiamo il giocatore numero uno, parliamo del miglior portiere. Un giocatore simbolo di questo torneo e simbolo della propria squadra. Siamo onorati di proclamare il vincitore della categoria del miglior portiere, torneo Super Eleven number one, signore e signori, Giovanni Maietta. Macedonia. Bravo. Eccoci qui in ordine di ruolo, giustamente andiamo avanti nelle premiazioni delle classifiche gladiatori individuali. Non è facile sicuramente in un torneo a 11 giocatori eccedere in una categoria così precisa. Il miglior difensore, colui che diciamo ha sbaragliato gli attacchi delle più grandi squadre, e diciamolo, non è Fabrizio Fattore, sarà per la prossima volta. Salutiamo Brancaccio Daniele, miglior difensore del 2011 della Super Eleven. Gamba! Ma corre! Non so
se c'è tra il numeroso pubblico, vabbè, lo premiamo lo stesso perché merita di essere proclamato. Parliamo del miglior centrocampista, un giocatore che di solito nel calcio a 11 esprime la fantasia allo stato puro. Signore e signori, premiamo Di Natale Gianluca, che non c'è. Vabbè, salutiamo, un applauso. Messi all'asta per i bambini poveri. Un premio che ha detto il nome. Speriamo che ci sia lui, ma sicuramente è presente perché parliamo del migliore attaccante, giocatore che è stato presente a questa bellissima finale. Signori e signori, stiamo parlando del giocatore che in fase offensiva ha dimostrato di essere uno dei giocatori più forti del torneo e ha dato molto fastidio alle difese. Premiamo Stefano Abate Giovanni. Premiamo un po' di suspense qua. Prima di premiare questo premio voglio un attimo consultare il piatto della partita, che è il signor Michele Ciotola. Prego Michele, venga sopra al palco. Parliamo del miglior giocatore della fase playoff. Questo premio, diciamo, lo deve scegliere lui, che ha visto quasi tutte le partite, nonché anche penso che sia anche il mio giocatore della fase finale, quindi anche della finale. Sì, Francesco. Capocannoniere del torneo, che milita nella squadra che secondo me è una delle squadre più corrette del torneo. Parliamo del Real Cremastele. Merita un applauso, Real Cremastele. Complimenti. Premiamo il capocannoniere Barbuto Luigi. Grazie, un po' di applauso, dai. Questo è per te. Adesso iniziamo col podio. Abbiamo già speso due parole alle due squadre che sono arrivati in finale. Parliamo del Newcastle e FNCC. Adesso è arrivato l'ora di proclamare i vincitori e anche chi è arrivato al secondo posto. Vice campioni della manifestazione Super Eleven 2011, targata SK. Signore e signori, il Newcastle United. Premiamo adesso colui che ha
ha segnato di più il premio del capocannoniere del torneo, che milita nella squadra che secondo me è una delle squadre più corrette del torneo. Parliamo del Real Cremastele. Un applauso, Real Cremastele. Vediamo il capocannoniere Marco Ricci. Adesso iniziamo col podio. Abbiamo già speso due parole alle due squadre che sono arrivati in finale, parole di Castola e FNCC. Adesso è arrivato l'ora di proclamare i vincitori e anche chi è arrivato al secondo posto. Vice campioni della manifestazione Super Eleven 2011 targata SK, signori e signori, il Newcastle United. Achille! È il momento più atteso e più importante. Premiamo la squadra. Si può dire che è stata la ed è ancora la più forte del torneo. I campioni in assoluto. Campioni assoluti, Newcastle United.
siamo giù dai collegamenti. Grazie a tutti, un applauso. Ciao ragazzi, alla prossima.